Nella giornata mondiale del cuore al Policlinico Sant'Orsola di Bologna sono state installate decorazioni artistiche nella cardiochirurgia pediatrica dall'associazione Piccoli Grandi Cuori. Vediamo con Sara Scheggia. La parola chiave è cura, prendersi cura delle persone, quindi non solo dal punto di vista sanitario ma anche dell'accoglienza. E le altre parole sono sicuramente tenacia, passione e sacrificio. Alberi, uccellini, abbracci colorano le sale d'aspetto, gli ambulatori, persino la terapia intensiva pediatrica. È il progetto Pareti che ha preso vita al padiglione 23 dell'ospedale Sant'Orsola, il polo dove vengono operati, curati e seguiti bambini e ragazzi con problemi al cuore da tutta Italia. 9.000 ogni anno. A idearlo l'associazione Piccoli Grandi Cuori, che festeggia 25 anni di attività al fianco delle famiglie di pazienti cardiopatici congeniti. 500 metri quadri di decorazioni che raccontano una storia e rendono più accogliente un posto che per molti diventa purtroppo anche una seconda casa, a volte per dei mesi. Sappiamo, dopo tanto lavoro fatto in questi anni, che i nostri ragazzi per fortuna hanno una buonissima qualità di vita, questi cardiopatici congeniti, ma hanno una necessità di incontrare la società. I disegni realizzati grazie a 200 donatori sono stati svelati proprio oggi, giornata mondiale del cuore. Tante le autorità presenti, dal sindaco di Bologna Lepore al presidente della regione Bonaccini, che lasciata da parte per un attimo la politica, ha voluto ribadire l'importanza del volontariato e delle cure sanitarie per la qualità della vita di chi soffre di cuore. So qualcosa io che fui operato al cuore da bimbo. La medicina in questi decenni e la chirurgia hanno fatto passi in avanti straordinari, ma non ci si può fermare, e soprattutto è l'idea di coinvolgere associazionismo.